Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Questo è un commentary, come al solito, su Metal Gear, perché fare un gameplay è veramente impossibile. E queste sono le mie prime impressioni su Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Dopo un intro che ho reputato veramente ben fatto, ma fin troppo lungo e fin troppo ridondante in alcune soluzioni, parte questa sequenza che è la prima missione che abbiamo nel gioco ed è finalmente una sequenza aperta, apertissima. Talmente aperta che per muoverci velocemente ci è stato fornito questo cavallo. Ora, il cavallo mi fa cagare, proprio mi fa un cagare totale. Ha delle movenze che sono molto ridicole. E il suo continuo saltellare, schizzare, teletrasportarsi non mi piace affatto. Cioè mi porta via da quell'atmosfera di narrazione seriosa che soprattutto in questo capitolo sembra essere il filo portante. Quindi non mi piace vedere Snake a cavallo, andrò quasi sempre a piedi perché spoetizza tutto quel cazzo di animale che si teletrasporta. Ad ogni modo, il gioco è molto simile, se non identico, a Metal Gear Solid Ground Zeroes, nel senso che le meccaniche di gioco sono praticamente le stesse. Si fa un uso piuttosto massiccio del binocolo, senza del quale, vi giuro, non andate da nessuna parte perché i nemici spuntano da dietro ogni angolo. Il fatto che sia così aperto come struttura, tra l'altro, ti costringe a girare tutto intorno al tuo obiettivo per farti un'idea della posizione migliore in cui mettersi, del punto di ingresso migliore nella base, nell'obiettivo, quello che vi pare. Ed è bellissimo perché gran parte del divertimento, secondo me, su un qualsiasi gioco stealth è lo studio del campo d'azione più che l'azione vera e propria. Quindi molto molto bello, secondo me Metal Gear Solid si presta tantissimo a questo tipo di gioco. Ho soltanto paura che andando avanti con la campagna la narrazione risenta un po' dei tempi, per forza di cose dilatati, di questo tipo di esperienza videoludica. Perché mi spiego meglio, il free roaming, l'open world, chiamatelo come vi pare, in questo caso non so ancora come definirlo, però è un tipo di esperienza di gioco che spalma veramente come del burro su una grossa fetta di pane il vostro gameplay, lo spalma proprio. E questo che cosa fa? Dilata i tempi della narrazione, come ho già detto, ma poi spinge il giocatore a rigiocare alcune aree, spinge il giocatore a completare obiettivi secondari, trovare degli oggetti, insomma rende anche il gameplay meno incisivo. E credo che su un gioco impostato come Metal Gear Solid, cioè dove la storia è una parte veramente importante, possa cozzare un po', però sono soltanto mie supposizioni. Io per il momento ho giocato il titolo, lo sto giocando e mi sta piacendo, così come mi è piaciuto Ground Zeroes. Mi fa solo cagare il cavallo, mi fa proprio cagare tanto. Tanta gente ha detto no, il cavallo l'hanno fatto bene. A me non sembra, cioè veramente sono rimasto molto deluso anche dalla eccessiva velocità del cavallo. Veramente una freccia, ma anche Snake quando corre è un centometrista, madonna. Ok, qui sto facendo dei tagli perché vedete quanto mi sono allontanato per nascondere il cadavere. Questa è una cosa che mi fa godere come un riccio, perché poter nascondere il cadavere in un ambiente così vasto veramente ti dà la sicurezza che nessuno lo troverà mai. Puoi fare 10.000 km con il cadavere sulle spalle e lasciarlo su una collina, ma chi lo trova? Bellissimo. Certo, devi avere il tempo di farlo. Ed ecco che i tempi si dilatano, come dicevo. Come su Ground Zeroes, le guardie hanno più o meno un cono uditivo e visivo medio-basso, e questo ovviamente vi facilita l'operazione di infiltrazione. Un'altra cosa molto carina è che ci sia il tempo atmosferico e l'ora dinamica, quindi ci sono diverse variazioni. Potreste arrivare al tramonto sul luogo della vostra missione e potreste finire la missione in piena notte, come in questo caso, quando abbiamo iniziato era tramonto. E questo è molto molto bello, in Ground Zeroes non c'era questa cosa. E quindi mi piace molto. Metal Gear Solid e Splinter Cell, nonostante siano due saghe che si sono dati battaglia per anni, hanno imparato l'una dall'altra. Queste cose appartengono alla serie di Sam Fisher.
E funzionano benissimo, funzionano alla grande anche su Metal Gear. È quello che un po' dovrebbero fare e hanno iniziato a fare Call of Duty e Battlefield. Scambiarsi le parti buone e cancellare le cattive. Tipo questa gestione di merda della camera che mi ha fatto vedere poco e niente. Ecco, io gradirei tantissimo poter sparare da appeso. Cioè, stando appeso mi piacerebbe poter sparare, anche solo con la pistolina, non col fucile. Sarebbe secondo me una bellissima cosa. Permetterebbe azioni molto spettacolari e, perché no, anche fattibili nella realtà. Stiamo parlando comunque di un mega soldato, non del primo stronzo. È molto molto interessante il fatto che questa struttura open world si offra praticamente come livello massimo di rigiocabilità, secondo me. Perché io adesso ho fatto questa missione, no? Però sto riguardando il gameplay e sto pensando, ma avrei potuto fare così, avrei potuto fare così. Perché non sono andato dall'altra parte? Ragazzi, questo gioco, se volete spulciarvelo bene, se volete giocarvelo per bene, secondo me vi prende 300, 400, 500 ore. Se volete provare tutte le strategie, veramente, è divertente, è tanto divertente. E lo era anche Ground Zeroes, perché anche su Ground Zeroes potete fare la stessa cosa in 10.000 modi diversi. Quindi non è esatto dire che non sono longevi. Non hanno una campagna lunga i giochi come Ground Zeroes. Non ha una campagna lunga, ha una campagna di 40 minuti. Però non è che non sia longevo, lo è. Questo poi avrà anche una campagna molto lunga, quindi è un gioco longevo. L'importante è che si mantenga sempre su alti livelli di narrazione. L'inizio non mi è dispiaciuto affatto, cioè forse c'era troppa carne al fuoco, ripeto, l'ho trovato un po' ridondante, l'ho trovato un po' troppo lunga, la fuga dall'ospedale di Snake, veramente troppo lunga. A un certo punto mi ero snervato, all'ottava apparizione di quei due tizi, il tizio infuocato e la... non so chi sia, la sorellina di Psycho Mantis, non lo so. Alla decima apparizione di quei due mi sono veramente rotto i coglioni, perché era la decima volta che vedevo Snake allungato a terra che alza la testa e li vede. Basta, l'hai fatto una volta, l'hai fatto due, basta, troppo. E alla fine stancano certe cose. Vedete che molto interessante il fatto che qui siamo lontani dal nostro obiettivo, perché ci stiamo arrivando, stiamo attraversando la strada e comunque per strada troviamo dei soldati. Questa è una cosa bella che sicuramente è stata mutuata da giochi come Crysis, come Far Cry. Hai l'area di missione, ma lungo la strada, durante il tragitto, può succederti di tutto, soprattutto in Far Cry dove ci sono gli animali selvatici che ti attaccano a sorpresa. Questo conferisce anche al semplice viaggio dal punto A al punto B un maggior senso, ed è tutto più divertente perché c'è sempre l'imprevisto. Per questo dico che Far Cry mi piace tanto, perché hanno creato un gioco che in ogni sua componente riesce a divertire, a sorprendere, a farti prendere un accidente, insomma, un gran bel gioco. Qui cerco di perculare le guardie, ma c'è un ma. Vi ricordate su Ground Zeroes quando ho parlato della disposizione degli elementi nello scenario e quando ho detto che sono disposti o lungo l'asse Z o lungo l'asse X? Bene, come potete vedere, qui non è assolutamente così. Perlomeno, la preponderanza degli angoli, dei muri, degli oggetti è sempre impostata in quel modo, ma c'è un bel dislivello a livello di asse Y. Guardate, qui è tutto in salita. Ci sono diversi elementi che sono disposti anche in maniera diagonale. Insomma, hanno ampliato anche questo. E funziona, funziona tanto. Banghete. Quel tizio l'avrei voluto anche spostare, però ero tutto preso a difendermi da questo stronzo che mi ha visto. Quello che vi ho detto prima, io ho giocato in maniera molto frettolosa perché avevo veramente voglia di sperimentare, di provare, di attaccare. E quindi sono andato avanti così un po' alla cazzo di cane, ma vi giuro che se avessi mirato bene l'avamposto da ogni angolo, se avessi marchiato tutti i nemici, probabilmente sarei riuscito a fare una partita pulitissima. Non mi interessava però fare una partita pulita, mi interessava finire la missione. Questa cosa non l'avrei potuta prevedere mai. Il tizio sulle scale... vabbè, sono stato molto sfortunato, devo dire. Però da questo colpo di sfortuna è poi partito tutta una sequenza di stronzate, perché sono stato costretto a utilizzare addirittura le granate.
Guardate quanta gente che c'è giù per le scale. Un vero disastro, cioè sono stato costretto ad aprire il fuoco come su COD. Per carità, a me non dispiace affatto, anzi mi diverte. Ed è questo quello che mi piace tanto di questo Metal Gear Solid e anche di Ground Zero. Cioè, ho fatto il video su Creeper Headshot che ci fa un casino nero, no? Che fa esplodere tutto. Non è che l'ho fatto per farvi vedere come non si gioca. Vi ho fatto vedere come si gioca in modo ignorante. E ci si diverte anche, quindi... Ecco, queste cose andrebbero un po' corrette. Un po' tanto corrette, però va bene. Non è che il gioco deve essere perfetto. Graficamente, esattamente come Ground Zeroes, gran bel titolo. Non è un cazzo di che, assolutamente un cazzo di che, però ha un impatto d'insieme veramente molto bello, soprattutto nelle sequenze diurne, con la luce giusta, la Golden Hour, veramente dà un bel impatto d'insieme. E c'è una profondità del campo visivo non indifferente, veramente riuscite a vedere lontanissimo, con un calo di qualità minimo. Veramente bella quella cosa. Qui c'è una sorpresa, ho montato tutto super veloce ragazzi perché ho condensato, non voglio fare una roba di 50 minuti perché così tanto è durata più o meno la missione. Qui praticamente spunta questa nebbia, ed è una nebbia nella quale si nascondono questi tizi. Io all'inizio pensavo si trattasse di soldati infetti da qualche virus, da qualcosa. Poi li ho visti muoversi così veloce e mi sono cagato sotto. Perché in Metal Gear Solid si ha spesso a che fare con soggetti sovrumani, con macchine incredibilmente potenti, però una roba così spaventosa non l'avevo mai vista. Questi fanno proprio paura. E quindi cercando di scappare da questi mostri, mi sono fatto anche beccare, ma credo fosse scriptata la cosa, penso non ci fosse niente da fare. Io comunque ci sono passato praticamente in mezzo e ecco, qui tentavo di salire la collina con il cavallo, ma non è come il cavallo di Skyrim, non sale, cioè lo vedete, è fatto un po' meglio, però le movenze del cavallo sono veramente ridicole, spesso fa dei microsaltini, dei teleport, fa delle sgommate che neanche una bici da cross. Comunque tra un po' mi beccano, eh. Eccolo qua. Hanno una vista incredibile rispetto ai soldati. E sono bellissimi, sono belli da morire questi cattivi. È pieno di cose assurde questo Metal Gear. Cioè, armi che si generano... Siamo nel 1984, la tecnologia è un filino più avanti di quello che dovrebbe. Anche il nostro PDA, il nostro palmare, è veramente troppo avanzato tecnologicamente. Guardate, l'avete vista quella cosa? O fate finta di no? L'avete vista? Fastidiosissimo andare in giro con il cavallo. Si blocca su qualsiasi cosa. Vi lanciate al galoppo, sì, ma beccate un sassolino, si ferma. Oppure beccate una staccionata, la oltrepassate. Insomma... Sti cavalli nei videogiochi non ce li mettete, se non ce l'ha fatta neanche The Last of Us a renderli bene, ma perché ci provate voi? Non ci provate. Basta cavalli nei videogiochi e intraprenderò una campagna contro i cavalli nei videogiochi. Niente più cavalli nei videogiochi. Metteteci una moto. Metteteci, che cazzo ne so, una... Dategli i pattini a Snake. Sarebbe meno ridicolo. Questi nemici sono veramente pericolosi e non so se prima o poi nella campagna ci troveremo ad affrontarli faccia a faccia. Qui li abbiamo seminati, non so come, però li abbiamo seminati. Molto probabilmente dovremo stare attenti alla nebbia, perché quando c'è nebbia appaiono loro. Ora, devo capire se quella nebbia è una sorta di nebbia allucinogena e quindi quello che vedo siano solo allucinazioni. Potrebbe tranquillamente essere, altrimenti non si spiegherebbe l'impiego di quel fumo quando ci sono gli Skulls, così si chiamano, gli Skulls. Ok, la nostra missione qui si conclude perché abbiamo riaccompagnato Miller alla Mother Base, o comunque stiamo per riaccompagnare Miller alla Mother Base. E mi fa molto piacere vedere che questo capitolo di Metal Gear Solid si ispira in maniera pesantissima a Metal Gear Solid Peace Walker.
Peace Walker era mostruosamente ispirato a Monster Hunter a sua volta, nella struttura della mappa, nelle boss fight, era molto molto Monster Hunter oriented. E c'era questa componente gestionale della Mother Base che a me era piaciuta tanto, perché era sì gestionale, ma dava subito la soddisfazione di vedere i frutti della tua gestione. Quindi reclutare nuovo personale era divertente perché dovevi tornare sul campo, dovevi capire chi fossero i soldati migliori, più svegli, e poi portarli alla Mother Base. Tutto questo è rimasto praticamente identico, con in più la miglioria che la Mother Base stavolta è esplorabile, è vera, ci puoi andare. Lì era soltanto un menu in cui spippolare. Comunque ragazzi, sono felicissimo di avere questo Metal Gear Solid Phantom Pain. Questa è la versione per PC, ma presto prenderemo anche la versione per PlayStation 4.